Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Davide Bellucca, giocatore della Sangonese Boschetto. Davide, un secondo tempo sicuramente migliore del primo, un po' troppo nervosismo forse, ma un pareggio comunque giusto. Ma sicuramente è un punto importante, anche se però credo che siamo venuti qui per vincere. L'andata è andata molto male. Siamo partiti subito con un 5-0 fine primo tempo e era un po' un risultato parecchio amaro, recuperando un po' nel finale, e quindi ci teniamo moltissimo in questa partita di ritorno. A parer mio il primo tempo è andato abbastanza bene, i primi 20 minuti, poi ci siamo, come tu dici giustamente, un po' innervositi, regalandogli ampi spazi nel fine del secondo tempo, nel primo tempo, scusatemi. Un po' di fortuna su questi tiri liberi, ma proprio perché appunto abbiamo fatto 7 falli. Secondo tempo erano sicuramente più quadrati, anche se indubbiamente dobbiamo darci un pelino una calmata, questo non guasterebbe. Abbiamo tenuto benissimo con un uomo in meno e c'è da dire che il mister questa cosa ce la fa fare tantissimo in allenamento e si vede perché non è la prima volta che ci tocca giocare con un uomo in meno, ma comunque spesso non riusciamo a non prendere gol. Un grosso rammarico per il risultato, anche se comunque alla fine credo che è un punto importante. Decisive comunque le tue parate, soprattutto nel finale in cui hanno tirato praticamente da ogni punto. Ma sì, anche se indubbiamente il portiere avversario è stato sicuramente più impegnato, soprattutto nel primo tempo, ha fatto veramente dei veri e propri miracoli. Io ho avuto la sfortuna di prendere 3 tiri liberi, Lotto è stato fenomenale, ha fatto 2 gol e un palo, veramente bravo. Sì, un paio di parate decisive, anche se però alla fine forse invane, visto che all'ultimo minuto sono riusciti a prendere il 3 pari e vabbè, va bene così. Siamo in compagnia di Giovanni La Rosa, giocatore del Saturnio. Giovanni, questo 2013 non è iniziato nel migliore dei modi, due sconfitte e un pareggio. Purtroppo diciamo che l'effetto panettone si è fatto sentire e anche non poco, però abbiamo ottimi elementi, abbiamo secondo noi un calendario abbastanza anche favorevole, è vero che dovremmo ancora sfidare la Juventus che è la prima in classifica, punteggio pieno, non so cosa succederà perché giocheremo sul nostro campo, però la nostra squadra è sempre stata al top, abbiamo sempre giocato ai massimi livelli e penso che con l'andare del campionato potremo tranquillamente giocarci i nostri playoff tranquillamente. Avete recuperato la partita negli ultimi minuti con un pareggio, nonostante non siate riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Un pareggio meritato, fortunato, com'è stato? Puoi dirle tutte, non si possono mettere tutte, perché è vero che quando sei sotto e poi pareggi proprio alla fine, un po' di fortuna ci sta. Però tutto sommato il portiere loro negli ultimi minuti ha fatto numerose parate determinanti. E secondo me la nostra pecca è stata quella di non aver sfruttato la superiorità numerica, perché non siamo riusciti praticamente a tirare in quei minuti lì e forse avremmo potuto chiudere la partita. Però congratulazione a loro, ce l'hanno messa tutta, bene o male secondo me il risultato secondo me è giusto, hanno strameritato loro il pareggio, loro il primo tempo l'hanno giocato meglio di noi, e pareggio secondo me è sostanzialmente giusto.